benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo Unboxing e Recensioni. Quest'oggi siamo qui per vedere un nuovo convertitore che abbiamo pagato 10,16€, effettivamente stavolta non hanno sgarrato con il prezzo ed è realmente 10,16€. Infatti è un convertitore che abbiamo già visto in passato, un convertitore VGA Super Video. L'abbiamo preso perché il nostro convertitore originale non so cosa gli è capitato, ma non funziona più. Quindi in conseguenza, dopo anni e anni di lavoro, tra parentesi, dell'altro convertitore, ne abbiamo preso uno simile che arriva dentro questo sacchetto della spesa. Sacchetto della spesa comprende il nostro convertitore, cioè hanno tolto completamente la scatola, vedo, hanno spedito senza scatola. Il nostro convertitore si presenta veramente bene, vediamo se l'hanno modificato, anche se mi sembra il tutto e per tutto uguale all'altro che usavamo. Ah no, guardate, è già cambiato. Allora, innanzitutto qui ci dovevano essere degli interruttori che ora non ci sono più, come vedete sono finti. Non esistono più, erano gli interruttori per la Super Video, ancora la prima versione del Super Video, che in pratica definiva i setaggi che ora evidentemente non ci sono veramente più. VGA in, VGA out, Super Video e Video out, quindi questi sono un po' i sistemi. Vedo che i pulsanti non sono cambiati, ma andiamo a vedere un secondo cosa è cambiato nel nostro sistema OSD. Quindi il nostro sistema OSD, hanno aumentato, sì, hanno cambiato. Se il sistema che viene descritto in questo sistema è cambiato, perché prima io non avevo i valori, cioè nel senso quando dovevo V-Sites e roba del genere non avevo i valori. Evidentemente hanno aggiornato il firmware, l'hanno migliorato, anche perché qua parla addirittura di 2K come risoluzione, cioè il 2560x1600 a casa mia è il 2K. Utilizza appunto in out input VGA video, S video, show simultanei, bla bla bla, overscan, cioè ha diverse funzioni veramente. E tra parentesi, stava tremando la mia mano, ma non ero io a tremare, era il tavolo, però dettagli non mi sono accorto. Vabbè, e a parte questo DC video, vabbè, sappiamo che all'interno abbiamo diverse impostazioni, abbiamo diversi cavi di collegamento. Andiamo a vedere un secondo i nostri cavi. Quindi abbiamo un cavo video composito, quindi veramente molto semplice come cosa. Un cavo VGA da mezzo metro, un metro, non lo so, sarà mezzo metro neanche. Un cavo Super Video di quelli classici, diciamo da due usi e si rompe. E il cavo di alimentazione, cavo molto importante perché essendo che è tutto analogico, non è digitale autoalimentato come l'HDMI, che lo switch può prendere vita da solo senza anche l'alimentatore, ma bensì questo per funzionare ha bisogno di una USB da 5 volt che di per sé non consuma neanche tanto, però appunto è veramente ottimo. Questo è il convertitore VGA to video più più, quindi è differente dall'altro che avevamo acquistato, perché il mio era solo VGA to video o VGA to component, e mentre questo è addirittura video più più. Ci sarà qualche plus? Boh, lo proverò nei prossimi mesi, poi vi farò sapere come sarà, oppure lo vedrete nelle dirette o altro, perché molte volte utilizzo questi sistemi per convertire il segnale e farvi mostrare a voi quelli dei retrocomputer e molto altro ancora. E niente, grazie ancora quindi di aver visto questo episodio su questo convertitore Super Video. Per il resto al Computer Museo è tutto, grazie ancora e al prossimo episodio.